tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Aggressioni prima dell'amichevole tra il Fano e l'Ancona, daspo di gruppo per 9 ultra, stadi vietati per 5 anni. Lanciano pietre contro gli autobus per divertimento, fermati al Pincio di Fano 4 giovani studenti. Tabaccaia vende sigarette a un minorenne, multa di 1000 euro e sospensione della licenza per 15 giorni. Arrestato a Rimini l'uomo che sparò a Fano 11 colpi di pistola al rivale in amore, l'uomo era latitante dal mese di ottobre. Aria pulita nell'area industriale di Bellocchi, illustrati i primi dati registrati dalla nuova centralina. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale. Come avete sentito dai titoli, sono stati presi dei provvedimenti nei confronti di 9 ultra dell'Ancona che nel mese di agosto aggredirono un gruppo di tifosi granata fuori dallo stadio Mancini. Ma sentiamo tutti i dettagli in questo servizio. Stadi vietati per 5 anni a 9 ultra dell'Ancona, per i quali il questore di Pesaro Urbino Antonio Laureola ha disposto il daspo di gruppo per aver aggredito dei tifosi granata. I fatti risalgono al 13 agosto scorso, prima dell'amichevole tra l'Alma Juventus Fano e l'Ancona, quando una trentina di tifosi ospiti, travisati con cappucci e armati di bastoni e spranghe di ferro, avevano aggredito un gruppo di fanesi in un bar che dista una decina di metri dallo stadio Mancini. Un'azione che è stata premeditata forse per vecchi rancori tra tifoserie. Gli aggressori erano stati messi in fuga dall'arrivo della polizia. Gli agenti infatti avevano bloccato sul nascere il tafferuglio ed evitato che le persone coinvolte rimanessero ferite. Il sindaco Seri invece aveva chiesto che gli autori di questo episodio di violenza venissero chiamati a rispondere in sede penale civile per i danni arrecati alla città e agli operatori commerciali di via Metauro. Queste erano le testimonianze del titolare del bar e del telecronista di Fano TV Catalano. Questa qua l'hanno divelta proprio, cioè nel senso che hanno cercato di alzare, di far forza, hanno provato poi dalla parte di qua dove c'è la fisioterapista, hanno cercato di bruciare la porta con dei fumogeni, con qualcosa del genere, e hanno ammaccato anche le macchine del parcheggio qui adiacente, alcune macchine insomma, quindi sono stati abbastanza danni. Ecco Marco, io ti faccio presente che io stesso mi sono dovuto rifugiare in un cancello, in un condominio, perché ero letteralmente in mezzo ai tifosi anconetani che erano veramente delle furie, e io li ho visti in faccia e veramente non ti nascondo che anche in me c'è stata un qualche attimo ecco, di paura, ecco un corpo contundente, un'arma. È un'arma veramente, ed era piena con un ferro dentro, quindi quando uno viene colpito con una cosa del genere penso che non è che sia poche cose. Speriamo che sia l'ultima volta che succeda una cosa del genere. Le indagini condotte poi, grazie anche alla registrazione di filmati, hanno permesso di identificare e denunciare 9 tifosi tra 20 e 40 anni, di cui 7 anconetani e 2 ferraresi. I reati contestati sono violenza e resistenza pubblico ufficiale, porto abusivo di strumenti atti ad offendere, danneggiamento, lancio di fumogeni e petardi e di uso di caschi ed altri mezzi per rendere difficoltoso il riconoscimento. Queste persone, che sono già note alle forze dell'ordine per reati da stadio, per lo stesso periodo non potranno partecipare neanche ad altre manifestazioni sportive. In base agli accertamenti scrupolosi dei colleghi del commissariato di Fano e alle denunce al deferimento dell'autorità giudiziaria di questi 9 soggetti, la divisione anticrimine si è preoccupata di emanare, di adottare questi DASPO, il DASPO di gruppo. Per la prima volta siamo insomma uno dei primi casi a livello di questure della nostra fascia. Ed è molto importante sottolineare la deterrenza di questi DASPO e
la pesantezza, tra virgolette, di queste misure di prevenzione. In particolare a 5 degli indagati, che già in passato erano stati colpiti dallo stesso provvedimento, è stato anche applicato l'obbligo di firma nella questura del luogo di residenza, un provvedimento convalidato dall'autorità giudiziaria. Nello specifico, questi 5 soggetti, quando la squadra dell'Ancona, essendo supporter dell'Ancona, giocherà in Ancona, a Fano o in qualsiasi altra città delle Marche, dovranno andare in questura a firmare un quarto d'ora dopo l'inizio del primo tempo, un quarto d'ora dopo l'inizio del secondo tempo e un quarto d'ora dopo la fine dell'incontro. Quindi 3 volte nell'arco dei 90 minuti della partita, per garantire che questi soggetti non infrangano il divieto e non si rechino, nonostante il divieto, a fare danni allo stadio. E la polizia ha fermato 4 giovani fanesi fra i 12 e i 13 anni che lanciavano grosse pietre contro gli autobus al Pincio di Fano. Agli agenti hanno confessato: lo facevamo per divertimento. Passavano il tempo così, a lanciare grosse pietre contro la carrozzeria e i vetri dei pullman, rimanendo nascosti dietro le mura romane del Pincio. Un gioco, se così si può chiamare, che per fortuna è durato poco. L'azienda Adriabus, infatti, ha segnalato l'accaduto alla polizia di Fano e gli agenti, in borghese, dopo un appostamento hanno colto i ragazzi sul fatto. Li hanno portati in commissariato e chiamato i loro genitori, ai quali sono stati riaffidati. Lo abbiamo fatto per puro divertimento, hanno confessato ai poliziotti, senza pensare oltretutto che potevano far del male a qualcuno. Questo non è successo, ma quegli autobus trasportano anche studenti e le conseguenze potevano essere ben peggiori. La cosa raccapricciante è proprio l'età, 12 anni, e il puro divertimento. Quindi saremo spietati in questo senso, soprattutto chi maltratta i minori e chi si rende in qualche modo responsabile del coinvolgimento dei minori. I ragazzi lanciavano sassi prima di entrare in classe, frequentano infatti le seconde e terze medie in una scuola del centro storico. Alcuni giorni prima, la loro stessa bravata ha causato 8.000 euro di danni a 3 autobus, oltre che al pericolo di colpire i passanti. Vista la giovane età, sono stati segnalati all'autorità giudiziaria minorile. Prima di entrare negli istituti scolastici, quindi prima delle ore 8, si appostavano proprio nella zona Pincio, dove convergono tutte le autolinee degli studenti, e lanciavano delle pietre anche di grosse dimensioni, colpendo gli stessi autobus, causando numerosi danni anche ingenti, generando anche delle situazioni di pericolo anche ad altri minorenni. E a finire nei guai anche una tabaccaia di Fano che è stata sorpresa a vendere sigarette a un minorenne. Multa da 1.000 euro e licenza sospesa per 15 giorni. Sono i provvedimenti adottati nei confronti di una tabaccaia fanese, sorpresa a vendere sigarette ai minorenni, nonostante il divieto e le nuove norme entrate in vigore da poco. È accaduto durante il martedì grasso, quando gli agenti del commissariato di Fano, sotto la guida di Stefano Seretti, hanno notato che alcuni studenti, anziché affrettarsi ad andare a scuola, si soffermavano davanti a un tabacchi confabulando fra loro. In realtà stavano organizzando una colletta, la cui aveva solo da pochi giorni compiuto 16 anni, gli altri giovani avevano un'età compresa fra i 14 e i 15 anni. Lui faceva da collettore per altri ragazzini e quindi raccoglieva i soldi e poi li distribuiva a tutti gli altri ragazzini che avevano conferito le quote, si recava all'interno del tabaccaio, acquistava le sigarette, cosa che non può fare perché al di sotto dei 18 anni è vietata la vendita appunto dei tabacchi, dei derivati, e quindi poi distribuiva il pacchetto di sigarette, tutte le sigarette contenute, a tutti quelli che gli avevano dato precedentemente i soldi. Per la sospensione della licenza bisognerà attendere l'ufficio dei monopoli di Stato per l'adozione del provvedimento. Poi, se il fatto dovesse ripetersi, a quel punto la titolare rischierebbe una multa che può raggiungere la somma di 8.000 euro e la revoca della licenza. Un altro dato allarmante, come ha sottolineato Seretti, è il fatto che sono sempre di più i giovanissimi che iniziano a fumare sigarette e ad assumere sostanze stupefacenti. Sì, questo grazie a veramente la sollecitazione del nostro questore, che è molto attento a queste tematiche, ma noi lo facciamo soprattutto, ripeto,
in senso preventivo, proprio perché abbiamo notato che ci sono molti adolescenti che usano anche droghe, anche a 13, 14, 15 anni, e quindi interveniamo un po' alla radice del problema, proprio all'inizio, quando iniziano proprio a fumare le sigarette, il tabacco normale, che diciamo è prodromico poi all'utilizzo di sostanze più pesanti come l'alcol e le droghe stesse. Quindi cerchiamo di intervenire, ripeto, proprio alla radice dei fenomeni che ci preoccupano. E sempre la polizia di Fano ha arrestato un fanese latitante dallo scorso mese di ottobre. Si tratta di Giovanni Ciaschini, titolare di Night, che sparò 11 colpi di pistola contro il 38enne Simone Guazzolini di Sant'Angelo in Vado. In quel momento Guazzolini si trovava in compagnia dell'ex compagna di Ciaschini a bordo di un'auto nel parcheggio di via Fanella. Inizialmente Ciaschini, dopo gli spari, fuggì, ma poi andò a costituirsi pensando di aver ucciso i rivali in amore. A marzo 2015 il GIP aveva concesso all'uomo gli arresti domiciliari. Un secondo arresto è stato effettuato dai poliziotti in piazza Amiani. A finire in manette è stato un romeno disoccupato e senza fissa dimora, condannato a un anno di carcere per alcuni furti di biciclette messi a segno sempre nella città di Fano. Un altro furto invece è stato messo a segno all'alba di oggi, intorno alle 5, al Gazebo, al ristorante Gazebo, in strada delle Marche a Fano. Una volta giunta sul posto la vigilanza privata, gli agenti hanno notato che la porta principale dell'ingresso era forzata, con la maniglia piegata e la serratura a terra. Dopo aver allertato i poliziotti e i titolari, si è verificato che all'interno non era stato rubato nulla. Evidentemente i malviventi sono stati messi in fuga dal sistema di allarme e dall'arrivo tempestivo della pattuglia. Un incidente invece, perché un ragazzo di 17 anni era in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da un'auto questa mattina intorno alle 8 mentre percorreva la pista ciclabile in via Negusanti in senso vietato. L'urto, con una Volvo Station Wagon guidata da un 47enne, ha scaraventato il giovane sul cofano della vettura e poi a terra. Lo studente non ha riportato fratture o gravi traumi. Sul posto i vigili urbani. Da circa due mesi nella zona industriale di Bellocchi di Fano è stata installata una centralina per valutare la qualità dell'aria. Questa mattina gli amministratori locali e regionali hanno illustrato i primi dati, dati che dal mese di marzo potranno essere controllati anche da tutti i cittadini con un semplice clic. Ce ne parla Lino Balestra. Dal prossimo marzo tutti i cittadini potranno consultare online i valori sulla qualità dell'aria nella zona industriale di Bellocchi, espressi dalla centralina posizionata in via Ottava Strada, a ridosso della ditta Profiglas. Tutto questo grazie ad un accordo unico a livello regionale stipulato tra privati, nella fattispecie proprio la Profiglas che si è accollata il costo della centralina, e pubblico, Regione, Comune, ARPAM e ASUR, che valideranno e gestiranno i dati espressi dalle apparecchiature montate all'interno della postazione e che rassicureranno gli abitanti della zona su ciò che respirano. L'amministrazione comunale è riuscita a fare da regia questa operazione, ha messo assieme tutti quei soggetti che avevano competenze insieme agli operatori privati e siamo riusciti a realizzare l'installazione di questa centralina che monitora tutta la zona industriale. Qui si è messo attorno allo stesso tavolo ARPAM, Regione, ASUR, imprenditori e amministrazione comunale, e siamo riusciti a fare questo monitoraggio costante dando una risposta al territorio e soprattutto anche un'operazione di prevenzione qualora ci fossero dei valori sballati. È un gioco di squadra, l'obiettivo è quello di dare ai cittadini l'informazione relativamente all'aria che respirano. Credo che sia un dovere da parte della pubblica amministrazione, non è scontato perché questo è il primo esperimento a livello regionale e tra i primi a livello nazionale, quindi non è un dato scontato ma è una volontà precisa che è quella di dare trasparenza, offrire trasparenza ai cittadini. I cittadini devono sapere l'aria che respirano. Credo che questa mattina stiamo praticando un esempio di buona e sana amministrazione. La Regione Marche ha la ferma intenzione, aggiunge Minardi, di creare le condizioni per uno sviluppo industriale ecosostenibile, ecocompatibile. E grazie a questa centralina potranno essere monitorate ben 4 zone diverse nell'area, dato che questa è di tipo rilocabile. Quello che stiamo monitorando istante per istante sono gli ossidi di azoto,
per il momento i valori sono molto bassi. Abbiamo confrontato i valori che sta misurando questa centralina con quelli della centralina di via Montegrappa a Fano e quelli di via Scarpellini a Pesaro. Quella di via Montegrappa è una centralina da traffico, dove infatti i valori degli ossidi di azoto sono ben più alti di quelli della Profilglass, di quelli della centralina Profilglass, mentre quelli della centralina Profilglass sono perfettamente confrontabili con quelli di via Scarpellini a Pesaro, che diciamo è una centralina da zona tranquilla, quindi per il momento gli ossidi di azoto sono sicuramente molto bene. L'ultima cosa sono i metalli, perché questa centralina ci consente attraverso un'aspirazione su filtri anche di andare poi a determinare i metalli. Anche qui siamo partiti, stiamo un po' mettendo a punto il sistema, però già i primi dati che abbiamo ci mostrano come i valori sono anche in questo caso molto al di sotto dei limiti. E adesso invece parliamo di sanità, perché ieri il PD fanese ha detto no al referendum popolare proposto dal Movimento 5 Stelle. Il capogruppo del PD Alberto Bacchiocchi specifica che i quattro quesiti referendari proposti non possono modificare né i contenuti della riforma né riorganizzare i servizi. Quindi non vale la pena, dice Bacchiocchi, spendere almeno 3 milioni di euro per un referendum che di fatto non consente ai cittadini di incidere sull'argomento. Ma i pentastellati non si arrendono, infatti nonostante alla decisione presa in consiglio comunale, se non ci saranno altri 20 sindaci marchigiani disposti a sottoscrivere la presentazione del referendum, il Movimento 5 Stelle si attiverà per raccogliere le 20.000 firme di elettori marchigiani necessarie a tale scopo. Fano invece ha partecipato anche quest'anno a Mi illumino di meno, la più grande campagna di sensibilizzazione dedicata al risparmio energetico e ideata dal programma Caterpillar di Radio 2. All'iniziativa hanno aderito anche diverse scuole fanesi, organizzando una serie di eventi come canzoni e poesia. Alle ore 18 poi sono state spente le luci. L'assessore regionale Angelo Sciapichetti proprio ieri ha invitato tutti i dipendenti della giunta regionale allo spegnimento delle luci per 10 minuti e all'utilizzo di forme di mobilità sostenibile negli spostamenti casa-lavoro. Si tratta di un gesto simbolico, ha detto Sciapichetti, che testimonia come cambiando piccoli dettagli del nostro stile di vita quotidiano si possano trarre grandi vantaggi per la collettività. Questa sera invece al Teatro della Fortuna di Fano si scoprirà chi ha vinto il concorso fotografico legato al Carnevale. Ospite d'eccezione e presidente di giuria Gianni Berengo Gardin. Maestro, con che occhio si appresta a guardare queste opere, questi fotografi così che hanno voluto immortalare una manifestazione come il Carnevale? Ma i Carnevali sono sempre molto interessanti. Devo dire che questo di Fano non lo conoscevo. Conoscevo molto bene Fano perché ero stato nel 60, nel 70, nell'80 fotografare per il Touring Club Italiano. Carnevale è un po' una sorpresa perché ne avevo sempre sentito parlare, ma non avevo mai visto. E adesso vedrò cosa succede. Dal punto di vista di un fotografo, il Carnevale che occasione rappresenta? Che cosa potrebbe rappresentare? Ma dipende da Carnevale a Carnevale. Devo dire che il Carnevale di Venezia non mi piace molto, da veneziano e anche da fotografo, perché non mi piacciono i carnevali che l'uomo non si vede, hanno solo le maschere e sembra tutto finto. Mentre io ho fotografato molto il Carnevale di Monaco, di Baviera, che a Monaco, per esempio, è proibito mettere le maschere. Puoi mettere i costumi, puoi agghindarti come vuoi, ma non devi. Ed è molto più umano, più vero. Però vedremo, questo sarà una sorpresa, forse. Quindi ricercherà l'umanità, l'anima umana del Carnevale. Beh, io come fotografo di reportage cerco sempre l'uomo. Allora, l'atto insomma un po' conclusivo di tutto quello che è stato il volume enorme di fotografie scattate in questo Carnevale, voi vi siete posti l'obiettivo di cercare la migliore di tutte? Sì, come dice il maestro Gianni Berengo Gardin, la più buona.
perché quello che cercheremo non sono fotografie perfette dal punto di vista tecnico, ma fotografie che dicano qualcosa. In particolare, col fatto che siamo al Carnevale di Fano, quello che devono raccontare è l'umanità del Carnevale, che è un fatto assolutamente importante. E sotto l'occhio vigile del maestro Gianni Berengo Gardin è iniziata l'opera di selezione di questo atto conclusivo del Carnevale 2016, ovvero sia cercare il miglior scatto di questo Carnevale che immortali e incarni l'essenza e l'animo umano di questa edizione 2016 così ben riuscita e così imponente per i numeri. Questa sera poi la decisione finale e il vincitore che sarà naturalmente annunciato dalla giuria. Ancora solidarietà per il piccolo Federico. La Croce Rossa Italiana, Comitato di Fano, ha infatti organizzato per domani sera una cena al ristorante Pizzeria da Fiore. Il ricavato sarà devoluto ai genitori del bimbo fanese affetto dal morbo di Crab. E con questa bella notizia di solidarietà chiudiamo qui il nostro telegiornale, che torna domani alle 20:30. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.